terra, è la vita, ora la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno accolta. Ci fu un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimonio per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. Colui che viene dopo di me, al quale non sono degno di sciogliere il legaccio del suo sangue. Dopo di me è uno che sta avanti a me, perché era prima di me, e io non lo conoscevo, ma perché gli fosse manifestare Israele, per questo sono venuto a battezzare nell'acqua. Ho visto lo Spirito scendere come colomba dal cielo, e si posò su di lui, e io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare nell'acqua mi disse: quello sul quale vedrai scendere e posarsi su di lui lo Spirito è colui che battezza nello Spirito Santo. E gli ho veduto e l'ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Sì, potete abbassarvi. Io non approfittavo. Dovete andare a giro. Pinuccio. Gerardo. Ci fu una festa nuziale a Cana di Galilea e c'era la madre.
essendo venuto a mancare il vino, un servo si avvicina allo sposo e dice: non hanno più vino. Che c'è, Clementino? Non è ancora giunta la mia ora. Fate tutto quello che vi dirà. Riempite le anfore d'acqua. Servi, date da bere agli ospiti, che il vino è buono. Gesù diede inizio ai suoi segni e manifestò la sua gloria. Mandarono a dire a Gesù che Lazzaro era ammalato. E Gesù rispose che quella malattia non era per la morte, ma per la gloria di Dio. Dopo due giorni Gesù disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Rabbi, poco fa i giudei cercarono di lapidarti e tu vuoi tornare di nuovo lì? Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Se uno cammina di notte inciampa, perché gli manca la luce. Il nostro amico Lazzaro dorme e io vado là per svegliarlo. Maestro, se dorme sarà salvo. Lazzaro è morto. Io sono contento di non essere stato là, affinché voi chiediate. Ma ora andiamo da lui. Ma anche adesso so che qualsiasi cosa chiederai a Dio, Dio te la concederà. Tuo fratello risorgerà. Non so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Sì, Signore, io credo che tu sia Cristo, il figlio di Dio che viene nel mondo. Signore! Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Dove l'avete messo? Signore, vieni nel regno. Togliete la pietra.
Signore, usa già perché è di 4 giorni. Non ti ho detto che se credi in me vedrai la gloria di Dio. Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io lo sapevo che mi ascolti sempre, ma l'ho detto per la gente che è qui intorno a me, affinché credano che tu mi hai mandato. Lazzaro, vieni fuori! Sioglietelo e lasciatelo andare. Non fate della casa del padre mio un mercato. Quale segno ci mostri per fare queste cose? Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo rialzerò. Ci sono voluti 46 anni per costruire questo tempio e tu lo riedificherai in 3 giorni. Egli però parlava del tempio del suo corpo e i suoi discepoli se ne ricordarono dopo la sua. Coraggio, figlioli, ti sono rimessi i peccati. Costui bestemmia! Perché pensate male in cuor vostro? Infatti, che cosa è più facile dire? Ti sono rimessi i peccati o alzati e cammini. Ma affinché voi sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati. Alzati, prendi il tuo letto e vada. Cammino, cammino! Bravo! Potino!
Antonio, sta di tanto cibo. Camminato lì. E qua sta un zulu. Ma sta un zulu. Gino! Cammina, vieni qua. Beati poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame di sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati cominciere così terzo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri, affinché se ne vanno le villaggi a comperarsi di noi. Non hanno bisogno di andarsene. Date voi da mangiare a tutta questa gente. Ma signore, non abbiamo qui che 5 pane e 2 pesci. Ed ora sedetevi. Da mangiare a tutta questa gente. Questi pani sono stati prodotti e verranno distribuiti qui agli apostoli in modo a tutti voi. Quindi cortesemente cercate di dare la massima collaborazione. Si intende che siete tutti invitati a partecipare. Thank you.
Bacerò è lui. Potete prenderlo. Vai via. Il maestro dice: il mio tempo è vicino e vuole fare la Pasqua da te con i suoi discepoli. Ma come
Uno di voi mi tradirà. Sono forse io, signore. Sono forse io, signore. Sono forse io, signore. Sono forse io, signore. Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, questi mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto da lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe stato meglio per lui se quell'uomo non fosse mai nato. Sono forse io, maestro. Tu lo dici. Bevetene tutti. Questo è il sangue dell'alleanza, versato per una moltitudine
in rimissione dei peccati. Ma d'ora innanzi vi dico che non berrò più di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi, nel regno del Padre mio. Voi tutti questa notte vi scandalizzerete di me. Difatti sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. In verità ti dico, prima che questa notte il gallo canti due volte, tu mi avrai rinnegato tre volte. Anche se dovessi morire, non ti rinnegherò mai. Non ti rinnegheremo mai! Sedete qui, mentre io vado lì a pregare. E vegliate con me. Allontana da me questo calice. Tuttavia, non come voglio io, ma come vuoi tu. Così non avete potuto vegliare con me nemmeno un'ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Padre mio, se questo calice non può passare senza che lo beva, sia fatta la tua volontà. Dormite e riposate. Ecco, si avvicina l'ora e il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani dei peccatori. Su, alzatevi, andiamo. Ecco, sta arrivando l'uomo che mi tradisce.
salve. Verappi. Amico, fa pure quello per cui sei venuto. Prendetelo, è lui. Riponete la spada, perché tutti quelli che impugnano la spada di spada periranno. Allora, come si adempierebbero le scritture secondo le quali bisogna che avvenga così? Come contro un ladrone siete usciti con la spada. Non mi fate muovere! Ma tutto sui padri. Costui ha detto: io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Non rispondi nulla. Cos'è che costoro testimoniano contro di te? Solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea fin qua, e dice d'essere Cristo re. Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto. Anzi vi dico che d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo assiso alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Ha bestemmiato! Ha bestemmiato! Ecco, ora l'ha detta la bestemmia. Che ve ne sembra? È reo di morte! Fa noi il profeta Cristo. Chi è che ti ha percosso? Sei tu il re dei giudei.
grandi avanti. Tu lo dici. Io sono re, ma il mio regno non appartiene a questo mondo. Non trovo nessuna colpa in questo. Solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea sin qua. Mi avete presentato quest'uomo come un sovvertitore di popolo, ed ecco, io l'ho interrogato dinanzi a voi e non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rilascerò. Ostui ha detto, abbattete il tempio ed io lo riedificherò in 3 giorni. Non senti quante cose testimoniano contro di te? In occasione della Pasqua, usanza che si lascia il condannato. Dunque, chi volete che vi lasci? Barabba o Gesù detto il Cristo? Barabba! Non avete niente a che fare con questo buco, perché oggi ci ho fatto molto insonnia. A chi ha dunque fatto di male questo? Non ho trovato in lui nessuna colpa per cui meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rilascerò. Metti a morte costui! E liberaci Barabba! Ma che ha fatto di male? A morte! Che farò dunque di Gesù detto il Cristo? Sia crocifisso! Sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Massimo,
C'è la prima caduta qua. Mezzo, per cortesia, forza, 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 da camera per piacere, dai. Spostati, per cortesia, forza, soldati, là, da fa camera la gente, forza. Andiamo. Forza! Andiamo nel cortesia, forza! Non è uguale, la prossima volta che la faccio. Un esercito che loro non la fine del mondo. Via! Per cortesia,
Ireneo, prendi una croce.
Salva te stesso, se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ha salvato altri, non può salvare se stesso. E il re di Israele, scendono dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi ora se gli vuol bene, perché ha detto sono figlio di Dio. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Non hai timore neppure di Dio, tu che subisci la medesima condanna. E noi, perché giustamente, riceviamo ciò che hanno meritato le nostre azioni. Ma lui non ha commesso nulla di fuori posto. Gesù, ricordi di me quando verrà nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Eli! Giuseppe d'Arimatea chiede il corpo di Gesù e lo seppellisce in una tomba la quale viene chiusa da una grossa pietra.
appuntando lo sguardo indagatore. Ringraziamo quanto a tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione. Penso che abbiamo commentato un poco tutti, forse con qualche pecca, forse con qualche errore. Purtroppo dovete perdonare, è la prima volta e penso che per il Signore è già abbastanza. Grazie. Tra poco ci deve essere la processione dell'Urta con la Madonna. Sarebbe veramente bello vedere un po' tutta questa gente dietro ovviamente l'Urta. Grazie.